Oggi vi faccio vedere cosa si può fare usando i pigmenti. Queste sono alcune delle prove che ho fatto proprio solo con i pigmenti. E qui invece ho usato il craquelé. Adesso proviamo insieme, così vedete come può essere veramente facile utilizzare queste polveri. Ho preso il mio book, quello che uso per fare tutti i miei lavori, e le confezioni dei vari modi. Io uso i Magical, quindi dei vari pigmenti. Quindi questi sono tutti Magical, questi sono della 13 Arts e si chiamano Color Glow. Questi Magical Color Glow. Sono tutte polveri, quindi queste polveri colorate ci permettono di creare poi queste sfumature molto belle e molto luminose. Quindi possono essere un'ottima base per poi creare i vostri lavori. Allora, colore, quindi pigmento, uno spruzzino con dell'acqua e iniziamo. Altra cosa importante, un pennello a ventaglio, fatto così, perché vi permette di spargere bene il colore senza esagerare. Prendo con il pennello. Vedete come esce la polvere? Basta poco. Se ne volete di più, ne mettete un pochino di più. Prendo un altro colore. Stessa cosa, magari la metto solo lì. Chiudete subito col coperchio perché rischiate poi di non ricordarvi qual era il colore e quindi perdete. Adesso, per esempio, ci metto anche un po' di questa. Questo è un pochino più scuro. Non guardate il colore all'interno. Dovete sempre pensare che la parte esterna vi dà il colore, ma la parte interna poi non risponde quasi mai. Sono sempre dei colori diversi. E questo è l'altro. Metto un pochino. Adesso vediamo cosa succede spruzzando l'acqua. Innanzitutto procuratevi uno scottex in modo che l'acqua non vada dall'altra parte. Così. E spruzzate. Guardate che meraviglia. Potete muovere l'acqua in modo che si creano, vedete come che gioco di colore e soprattutto che movimento si crea. Se volete potete poi mettere anche un altro fazzolettino assorbente sotto qua, così. In questo modo, e tanto più voi muovete, tanto più l'acqua scorre e crea questa miscela di colori, perché poi si amalgamano insieme. Adesso magari ci spruzzo ancora un po', anzi metto questo che è più chiaro. Guardate che effetto, pensate che sembra blu, in realtà è verde. Ecco. Guardate, questo è quello che ho appena messo. Uno spruzzino d'acqua e subito l'effetto compare. Se non volete che si amalgama troppo, lo lasciate semplicemente con una spruzzata leggera. Volendo, ci aggiungo una piccola parte di oro perché me lo rende più luminoso.
Si vede poco purtroppo con questo video, mi rendo conto, però vediamo se, ecco, lo vedete? Questo è un punto dove ho appena messo il pigmento, che è dorato, mano a mano che poi asciuga, l'effetto diventa molto più visibile. Mentre questa pagina asciuga, io tendenzialmente lascio asciugare all'aria, mi piace molto di più l'effetto che dà, non uso l'embosser. Allora, ho usato il colore verde semplicemente perché questa settimana sui vari social stiamo parlando del verde, del colore del cuore, e quindi ho voluto farvi vedere questo approccio con i pigmenti con il colore verde, anche perché il verde ha mille sfumature e quindi è veramente molto bello poterci lavorare e creare questi effetti. Allora, proviamo qua. Una cosa che vorrei fare, e vi faccio vedere l'uso del craquelé in questo caso, quindi metto il color glow, magari ne metto un po' di più, metto questo particolare colore che si chiama Andalusite, guardate che metto un pochino qua perché non voglio esagerare. Ecco, io spalmo un po', quindi lo sparpaglio leggermente. E comincio, anzi ci aggiungo anche un altro pochino di questo. Vediamo cosa succede. Dovete fare gli esperimenti, dovete provare, dovete lasciarvi un po' andare, vedere che cosa effettivamente può succedere. Adesso uso insieme poco di questo, così, perché vorrei che comunque rimanesse il fondo del verde, così, ok. Dobbiamo vedere cosa succede adesso con l'acqua. Allora, proteggiamo le nostre pagine, quindi metto sotto qua, metto un altro dovete stare attenti perché facilmente l'acqua scorre. Ecco, proviamo a vedere cosa succede. Via. Guardate la meraviglia quando spruzzate l'acqua. A me piace tantissimo questo effetto. Vedete? Fantastico. Molto bello. Tanto di là si asciuga. Asciugo qua perché non voglio che si rovini. Bello, 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 bello. Non ho coraggio di aggiungere ancora perché è troppo bello già così. Ecco, questo è un altro effetto stupendo. Io consiglio sempre di asciugare all'aria, perché effettivamente con l'embosser andate un po' a creare un ulteriore spessore, il colore lo sposta, non viene più così bello, però insomma anche qua sono prove che dovete fare per vedere se vi piace. Il craquelé è questo, è della Deco Art, si chiama craquelé glaze ed è trasparente, si presenta così, trasparente. Adesso voglio provare a metterlo su questa pagina e vediamo cosa succede. Uno strato abbastanza spesso e lo metto solo qua sotto, così. E lascio questo strato abbastanza spesso. Ecco, magari un po' sui lati. Vediamo cosa succede. Nella pagina precedente che vi ho fatto vedere, mi avevo messo un po', ma l'ho tirato molto e quindi si vede poco l'increspatura. Vediamo in questa pagina cosa succede.
Dovete giustamente sperimentare, perché non si sa cosa esce, sono sempre quelle cose molto belle, di sorpresa, la bellezza è proprio questa poi. Adesso lasciamo asciugare. Questa pagina è già abbastanza asciutta, purtroppo questa è ancora bagnata. Il craquelé ci mette veramente molto più tempo ad asciugare, anche perché il suo passaggio è proprio quello di mano a mano che asciuga, si rompe e crea questo effetto di rottura e si intravede il colore sotto, quindi l'effetto è molto bello, ma ci vuole un pochino più di tempo, mentre qui vedete che ormai la pagina c'ha ancora qualche leggera ombreggiatura di bagnato, ma in linea di massima è asciutta e l'effetto è stupendo. Devo dire che questo gioco di pigmenti a me piace moltissimo, proprio perché permette di creare lo sfondo e dopo, come in questa per esempio, qua ne ho usato di meno, ho usato proprio appena appena, qua di nuovo ho utilizzato i toni più del seppia con un po' di oro, un punto di verde, sono effetti, guardate questo che meraviglia, col verde che sfuma in questo modo e questo appena appena seppia che si è trasformato poi in un leggerissimo tono mano a mano sfumato, questo puntino che si intravede è una goccia di cristallo, ve lo faccio vedere, si chiama Crystal Glaze ed è questo dettaglio che vi vedete, vi dà questo effetto di goccia proprio. Infatti basta, ecco, ho messo la goccia, vediamo se riesco a farvela vedere, metto un'altra goccia, aggiungendo queste gocce si crea questo effetto molto luminoso, molto chiaro, e adesso mano a mano anche queste asciugano e assumeranno questo particolare, ecco, forse così si vede, questo effetto cristallino, lo lascio ad asciugare. E quindi stiamo lavorando con pochissime cose, i pigmenti, il cartoncino che ovviamente avrete a disposizione, delle schede, queste sono schede, questo invece è il mio book, pennello, in questo caso un pennello fatto a ventaglio che vi permette di spargere bene il colore, acqua e ho aggiunto due cose un po' particolari che sono il Crystal Glaze e il Craquelé Glaze. Il Craquelé, ripeto, è un prodotto che dà un effetto veramente simpatico, un po' diverso, quindi fa poi sta a voi, questi sono esperimenti che io vi voglio proporre in modo che prendiate confidenza con i vari prodotti. Vi faccio vedere l'effetto del Craquelé, vedete? Ecco, questo è l'effetto che si crea. Non è ancora asciutto del tutto, ma quello che vedete è già un buon risultato, nel senso che ormai è quasi definitivo. È molto particolare e dipende molto da quanto prodotto, quanto gel voi mettete sul foglio. Qui non è ancora asciutto, vedete il laterale non è ancora ben asciutto, qui si creano, allora questo è il laterale, non si vede benissimo, e qui è piccolo 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 perché ne ho usato un po' di meno. Provate e sperimentate. Per questa settimana rimanete nel verde, rimanete nel cuore, rimanete nella vostra connessione più profonda. Siate in sintonia. Vi auguro una settimana bellissima e alla prossima. Ciao! Se questo video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al mio canale YouTube e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche.